un cheesecake, però salato. Oui. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, sì, brava, brava, dillo, dillo, che questa ricetta potete farla solo se avete prodotti scaduti, se no, se siete delle persone che rispettate le date, consumate tutto prima della scadenza, non è il video adatto a voi. Spiegaci, no. Perché, donna, perché che butti tutto. Oggi, allora, perché ieri ho aperto il frigo, ho sì, tirato sì fuori la scatola dei formaggi. Si tirava da sola, sì, sì. Camminava. E mi sono accorta che avevo un po' di formaggi o scaduti o in scadenza. E non era tutto gorgonzola, quindi. No. E allora ho pensato, e adesso come faccio a consumare tutti questi formaggi in 1-2 giorni? Ideone. Avveleniamo allora la suocera. No. No. Me la conservo quando sono un po' più scaduta. Brava, brava. Fateci sapere quali sono i formaggi più velenosi e letali una volta scaduti. Basta! Ho pensato di fare un cheesecake salato. Sì. Un cheesecake salato buonissimo, neanche tanto pesante, visti i formaggi che avevo così casualmente in frigorifero. Ma poi mi dico, perché il cheesecake deve essere dolce? Brava, chi l'ha detto? Se è fatto di formaggio e si chiama cheesecake, mica si chiama sweet cake, si chiama cheesecake. Ma cosa vuoi dire? Che non deve essere dolce, e infatti noi l'abbiamo fatta salata. Ora andiamo di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per questo cheesecake salato. Un cheesecake salato totalmente a freddo, quindi senza cottura. Cosa ci occorrerà per questa ricetta? Per il fondo io userò questi buonissimi grissini integrali con sesamo della Certossa. Ragazzi, sono buonissimi. Hanno degli ottimi ingredienti che vi faccio vedere. Hanno un inci. No, questi sono ingredienti. Non contengono olio di palma, sono veramente degli ingredienti genuini che userò al sesamo per aromatizzare ulteriormente la mia, il mio cheesecake. Poi, in alternativa, avrei potuto usare questi buonissimi, ve li faccio vedere, crostini integrali all'olio d'oliva. Anche questi sono spettacolari. Guardate, si presentano così e hanno un sapore buonissimo. Qualcuno vuole provare? Sì. 200 grammi quindi di fondo. Brava. Io lo racimolerò tra crostini e grissini. Per il fondo occorreranno anche 100 g di burro che scioglierò al microonde. E poi ci occorrerà anche un etto di mortadella, mi raccomando, solo quella coi pistacchi. 200 g di mascarpone gorgonzola italiano, buonissimo. Metterò insieme anche 500 g di ricotta e uno stracchino. Biostracchino. Il biostracchino. Per dare sapore al tutto non userò il sale, ma userò 100 g di feta. Quindi questa sarà la nostra cheesecake ai quattro formaggi. E i quattro formaggi che ho scelto, in realtà baro, perché qua ce ne sono due, quindi sono 5. Questa, per fare non metterò uova, per fare solidificare userò della gelatina in polvere istantanea. Questa si scioglie a freddo. Una bustina è per 500 g di roba da gellificare. Io quindi ne userò due bustine e la scioglierò in un pochino di latte parzialmente scremato prima di metterla poi nell'impasto, che lavorerò tutto con il mixer. La gelatina la consigli anche a quelli che hanno problemi di calvizie? Allora, la gelatina è un composto animale, è collagene di maiale, di conseguenza se siete contrari ad usare questo tipo di gelatina, che è uguale alla colla di pesce, per intenderci, sono tutti collageni animali, potete usare l'agar agar, che invece è un derivato di un'alga che gellifica alla stessa maniera. Unica differenza, questa è del tutto in sapore, mentre questa un pochettino di retrogusto l'agar agar lo lascia. Sì, sì. Non è brutto, c'è. A me per esempio piace, c'è chi lo detesta e costa un botto. Questa piccola confezione da 60 g è costata 7 euro. Quanto?
come topping del mio cheesecake userò questo misto di Alesto, i nuovi misti di frutta secca della Lidl. Userò questo di mirtilli rossi e anacardi, li mixerò e dopodiché li polverizzerò sopra il cheesecake. La presenza del mirtillo rosso darà quel quid in più e farà esaltare tutti i formaggi. È un po' come quando si accompagnano al miele o alle salse dolci, vedrete. Iniziamo subito. Grande protagonista della mia ricetta oggi è lui. Il butter. No. Butter. Il mixer, amore, il mixer. Allora, bucle, stanno spuntando tutti. Metto i miei 200 grammi di roba da sbriciolare. Ovviamente questo non è affatto un piatto dietetico, lo sto facendo per la mia famiglia ma non per me, ed è un piatto unico per 8 persone, 8 persone? Da accompagnare con una bella insalata, non di più. Quindi se sono 9 no? No, no, se sono 9 no. Tanto mai il nonno mangia più insalata. Allora, come prima cosa, scusate il mixer bagnato, ma è appena... Non ci tappo, se no... Non importa. Polverizzati tutti i miei ingredienti. Brava! Wow! Li metto da parte in una ciotolina. Non lavo il mixer. Perché e passo... Vile. No, perché sono... E passo a frullare l'intera confezione di anacardi e mirtilli. Intera è un parolone, perché Enzo ha mangiato metà degli anacardi e quindi vado a implementare. Buoni erano, erano buonissimi. Ma non è stato Enzo. No. Con i miei, quindi l'intera confezione. Anche bucle. Anche bucle piacciono, tieni amore. Ne allora, un altro po'. Basta. E mixo anche loro. Questi li lascio un po' grossolani perché andranno sul top della, del cheesecake, e li metto in un'altra ciotolina. Come prima cosa sciogliamo il burro a microonde. Se vedete la ditata, sì, è stato Enzo. Dopo aver liquefatto tutto il burro, versiamolo nel nostro impasto, nelle nostre briciole. Megalo briciole. Nelle nostre briciole. Ma cazzo? Volicchio. Nelle nostre briciole e misceliamo tutto insieme. Io sto facendo per una tartagliette da 18 cm perché una rimane in questa casa e una va da mio suocero. Però, ma non erano questi patti. Però voi potete usarne anche una da 3, da quanto sono quelle? Da 27, da 28. Da 26? Da 28 centimetri, con gli ingredienti che vi sto dando è perfetto. Adesso versiamo quindi il composto, se avete la teglia grande versatelo tutto, all'interno di uno stampo a cerniera. Io non lo sto facendo molto burroso, ma se lo volete ancora più burroso, altri 40 grammi di burro potete aggiungerli. Schiacciate ben bene e ponete la teglia in frigo durante la preparazione della rimanente parte del cheesecake. A questo punto riprendiamo il nostro mixer e mettiamo dentro tutti gli ingredienti. Ma come mai si chiama feta? Perché fete? Allora, perché non hai tagliato a feta? Non lo so perché si chiama feta. Se vuoi cercare l'etimologia e scrivere un fumetto qui sotto, saremo lieti di benissimo, saperlo. Fumetto. Però dobbiamo assaggiarla. Anche io la voglio assaggiare. Com'è? È abbastanza acida? Non è ancora acida. Io volevo assaggiare un po' di stracchino. Lo devo assaggiare perché, cari miei, è scaduto già da un po'. È una vergogna. Ah, neanche io. Dai, è buono. Anche io la devo assaggiare perché io non ho paura. Io ho coraggio. Stracchino scaduto. Ed è buona per me. Stracchino rigorosamente scaduto da un paio di giorni perché così ha un sapore più... Certo. Yeah. No, intenso. La ricotta è scaduta. Oggi che giorno è? Oggi è 23. 23? Sì. Ci siamo al limite, wow! Ci siamo al limite. Perfetta, no? Allora poi dobbiamo assaggiare anche l'altra, quella bio. Quella bio è scaduta? Non lo so. No, scade il 25. Ah, quindi abbiamo due giorni. E da ultimo metto 100 grammi di mascarpone e gorgonzola. Assaggiamo? Un attimo, ora te lo faccio assaggiare. Di questo non 200, solo 100 grammi. Mixiamo il tutto mentre Enzo finisce il gorgonzola. Vai, vate!
Alla fine, dopo aver mixato un pochino, avrete questa stupenda crema. Mi raccomando, assaggiamola. Esatto, assaggiatela per vedere se ha bisogno di un po' di sale, di qualche sprizzetto in più, di qualche sapore, di aggio piuttosto che di altro. Quindi prendetela. Voglio assaggiarla. È molto buona, delicatissima. Molto molto delicata. Bene, a questo punto mettiamo da parte questa crema. Nel bicchiere del mixer ancora sporco un po' di crema al formaggio, metto le fette letto di mortadella a pezzettini, e questa sarà un'ulteriore farcia mediana del nostro cheesecake. Ok, lasciamo qui per adesso la mortadella tritata, la ritroveremo più tardi. È il momento di sciogliere la nostra gelatina. Prendiamo due bustine di gelatina in polvere e versiamola all'interno di un contenitore. Questa è istantanea e a freddo, quindi versiamo qualche goccio di latte, mixiamo giusto per fare sciogliere tutta la gelatina. Se vediamo che diventa subito densa, allora aumentiamo un po'. Ok, fatta di sciogliere tutta la gelatina, prendiamo la cremina, raccogliamo ben bene e versiamola nel composto con movimenti belli inclusivi, se volete anche sexy, ma belli inclusivi. Io dico sessive. Inglobate la gelatina nella crema. Mamma mia. Prendiamo il fondo, che a quest'ora si è bello e consolidato, e versiamo un primo strato. Mamma mia. Di formaggio. Messo un bel primo strato abbastanza alto, prendo la mia mortadella triturata, la deposito un po' ovunque. Mi raccomando, mantenetevi un po' lontani dal margine. Prendete il resto del formaggio e spalmatelo sopra. Lisciate ben bene tutta la superficie. Ma sei una spatola umana. E adesso mettiamo sopra la guarnizione. Potete metterlo sia adesso che dopo. Adesso si incastonerà subito nel cheesecake, fondendo un po' anche l'umore dei mirtilli. Se invece la mettete a cheesecake già rappresa, naturalmente l'elemento topping rimarrà un po' più slegato. Per quanto riguarda la teglia, da 18 a 24 centimetri va bene per questi ingredienti. Può venire più o meno alto, più o meno spesso, sia la base biscottata che l'altezza del cheesecake. L'importante, ricordatevi, dividetela più o meno per 6-8 persone. Naturalmente più larga è, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi se la fate più larga per 8 verrà presa meglio, diciamo così. Se dividete questa per 8, guardate le mie mani, secondo me i vostri ospiti vi trucidano. No. Questa per 6, con un po' di buona insalata, un'insalata amabile, magari una bella valeriana condita con olio e sale senza aceto, e basta parlare. In frigo per 2 ore e ci vediamo dopo, 2-3 orette. Ed ecco qui, impreziosito con una bella insalatina mista di contorno. Ne ho scelta una che avesse i toni del rosso, perché questo sì. E quindi, e adesso tagliamo la fetta. Ed ecco qui la nostra fetta. Guardate, si vede lo strato di mortadella. Non ci provare marmellata. Con quel dito, la sì. Strato di marmellata. Il rosa è la mortadella, non sono i mirtilli. E questa è la porzione che vi suggeriamo di servire ai vostri commensali. Una bella fetta, però piatto unico. Enzo, smettila di mangiare. Bene, qua piace il cheesecake a tutti e noi vi rimandiamo alle foto. Alle foto. Ci vediamo dopo. Ciao, ci vediamo dopo. Mangiatela.
Bene, bene, avete visto com'è semplice fare questo cheesecake? Mi raccomando, solo prodotti scaduti. Non è vero, anche con i prodotti freschi viene sì, buono. Sì, non si sa, non si sa se poi ci sarete dopo, però vabbè. No, era è buonissimo, sì, sì, ancora è buonissimo. Ce n'è qualche fetta. Sì, sì. È buonissimo, tra l'altro non è neanche tanto pesante. È stata ieri un'ottima cena per lui e per Enzino, quindi sono ancora qua oggi. Sì, non e è stata allora... un'ottima cena. E non sono stati neanche tutta la notte in bagno, quindi no, no. Un prodotto scaduto di 1, 2, 3, anche 5 anche giorni, 5 mesi. Se è all'assaggio è ancora buono, è un peccato Bravo. Sprecarlo. Certo, state molto attenti, assaggiatelo, sentite bene anche il retrogusto, dopodiché se è ancora valido usiamolo, perché le date sono solamente indicative. Poi se le tenete bene in una zona molto fredda del frigo, non è che i formaggi l'indomani sono scaduti. A me è capitato di avere mozzarella inacidite prima del tempo di scadenza. Bravo. Io sono così, le cose fresche le devo buttare e le cose scadute le posso mangiare. Quindi è un video no agli sprechi, ma mettiamo veramente, buttiamo un occhio al frigorifero prima di comprare altra roba, giusto, giusto? Buttiamo un occhio tu al frigorifero. Fai una spesa oculata, veramente. Prima proprio, che comincia a camminare. Così, come si dice, con molta oculatezza. Oculatezza, sì, proprio con quella parte di oculatezza. Esatto. Bene, a parte la casualità degli ingredienti, vedrete che verrà fuori un cheesecake salato buonissimo che potrà risolvervi moltissime cene quest'estate, e quel pizzico di dolce del mirtillo rosso ci sta una delizia. Provatela e fateci sapere. Noi vi aspettiamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.